Ciao a tutti, io sono Gloria e benvenuti o bentornati sul mio canale. Hello, it's me. Cioè, sono io, Gloria. È un disastro, lo so, sono un disastro. Questo video è un video vecchissimo che però mi sentivo veramente di condividere con voi. E volevo ricordarvi che ci vediamo il 10 settembre alle 3 in Piazza Duomo a Milano sotto la Mondadori per un incontro. E finalmente posso svelarvi chi sarà con me, ovvero Ginevra Iorio. Anche lei è un exchange student, è stata un exchange student in America. Ha fatto dei video sul suo canale riguardo all'America. E vi lascerò il link del suo canale qua sotto e vi prego, fatemi sapere se ci sarete. E nulla, questo video è un video completamente improvvisato che non dovevo fare, però mi sono veramente sentita di fare e mi è venuta tipo l'idea credo 3 minuti fa quando sono entrata in casa. E faccio questo video per dirvi che sono felice in questo momento e non mi capitava da un po' e mi sono resa conto di ciò che mi sta rendendo positiva in questo preciso istante e volevo condividerla. In realtà non c'entra niente col mio canale, che di solito parlo di anni all'estero, viaggi, cose del genere, però non lo so, è un video che spero vi possa mettere di buon umore. Praticamente sono un po' di giorni, in realtà un po' di tempo, che sono negativa, faccio le cose soltanto perché devo farle, non ho voglia di fare niente, anzi era tipo una settimana che non uscivo di casa. Quello che facevo praticamente era cercare di dormire perché avevo il jet lag e non ci riuscivo, oppure dormivo tipo tutto il giorno però la notte non dormivo e la cosa mi frustrava. Studiare, perché devo studiare, e i primi giorni sono stati penso la cosa più brutta perché ero continuamente in crisi, perché ho un sacco di cose da studiare. Tutto in una volta mi hanno fatto un po' prendere il panico. E invece oggi mi sono alzata e ho detto andrò dalla parrucchiera, mi sono fatta fare una piega. E mentre uscivo, mentre camminavo, ho incontrato un po' di persone che mi hanno detto ehi, come va? Mi hanno salutato, mi hanno chiesto ma sì dai poi ci vediamo. E niente, la cosa mi ha resa estremamente felice. Dalle piccole cose, proprio come la cassiera che magari ti saluta sempre, perché ultimamente vado soltanto al supermercato a prendermi da mangiare, oppure i vicini di casa, persone che non vedevo da un sacco, che mi chiedono ma allora sei andata in America, sei tornata in America, com'è stato? Mi ha ricordato quando ero in America e avevo fatto il video piccole cose, non so se l'avete mai visto, che peraltro è uno dei miei video preferiti, dove parlavo di tutte quelle cose piccole che mi rendevano felice, che per un po', anzi in realtà fino a qualche giorno fa, infatti ne parlavo con una mia amica, sentivo di aver perso, sentivo veramente di non essere felice come l'ero prima, ma felice in modo genuino, felice perché, non lo so, perché sono tranquilla, sono positiva, esco di casa col sorriso. E invece sentivo veramente di aver perso questa cosa. E volevo dirvi che, non lo so, la cosa ovviamente sì, vabbè, è partita da me dal fatto che volevo uscire, ho detto vado a farmi i capelli, però anche da tante altre persone che magari ho incontrato e che, non lo so, mi hanno veramente cambiato la giornata con un sorriso. Sorridete di più, se qualcuno vi incontra, se vedete qualcuno per strada che neanche conoscete, siate gentili, perché, non lo so, è assurdo che ha fatto passare una signora al supermercato e questo mi ha lasciato tipo il più grande sorriso di sempre, perché mi fa non capisci perché sono in ritardo, c'è mio figlio. E a me non lo so, è venuta quello così, l'ho vista, cioè ma guardi, cioè vada tanto due cose. E non lo so, sono felice. Quindi ho pensato a ciò che mi rende felice. E ciò che mi rende felice magari quando ho una brutta giornata, quando non ho voglia di uscire, che però devo farlo per forza. Anche il fatto di truccarmi magari, perché spesso non ne ho voglia, vabbè, è normale, però di mettermi più carina, il fatto di magari andarmi a far fare i capelli, mettermi il vestito che mi piace di più, mi rende veramente più felice e più positiva. In realtà credo dovremmo farlo tutti, perché succede a tutti di avere giornate, no? E dove non si ha voglia di fare niente, eppure non lo so, bisogna andare avanti, bisogna reagire. E oggi ho trovato la forza di farlo dopo veramente un sacco che, non lo so, non volevo fare niente. Infatti il motivo per cui non ho fatto video su YouTube, io l'ho sempre detto, io le ho le idee, io ho qualcosa da dire, però non mi andava mai di prendere, mettermi davanti alla telecamera, vestirmi, truccarmi. E invece no, oggi in realtà volevo fare un video e poi mi è uscito questo. Infatti se mi vedete con questo vestito non è perché non mi cambi, è semplicemente che dopo lo girerò comunque. E così non è un video di enormi contenuti, però penso sia importante comunque condividere, cavolo si dice, spargere
questo è un problema, io non lo so più l'italiano. Io cosa gli dico a quella a settembre che mi chiederà Dante? Non lo so, io non posso parlare così. Che poi non so se mi seguite su Twitter, però ultimamente scrivo un tweet e dopo 3 secondi lo cancello perché mi accorgo o di aver sbagliato una virgola, o di aver sbagliato un plurale. E boh, io sono partita, scrivevo decentemente, mi piaceva scrivere, mi piaceva parlare, e adesso boh, non lo so, non riesco più. Quindi se avete dei consigli per riprendere l'italiano, vi prego ditemeli, perché io voglio impararlo l'italiano, non è che... Però ultimamente sono messa veramente malissimo. Vabbè, comunque niente, voi come state? Spero bene, spero vi stiate godendo l'estate. E così oggi volevo, non lo so, volevo condividere qualcosa che mi rendesse felice. E perché sono felice? Perché mi rendo conto di essere più felice magari in questo momento che in tanti altri. Vorrei che anche voi lo foste, cioè mi piace... Ad esempio, un sacco di volte mi capita di guardare dei video su YouTube perché mi rendono felice, perché magari quella persona in quel momento è felice, quindi trasmettere, ecco, ho trovato il verbo, trasmette felicità. E spero di avervi lasciati con un sorriso, spero oggi usciate, facciate qualcosa di bello che vi renda felici. E così, goodbye!